tutti, sono Claudio e sono un fiorista. Mi piacerebbe ogni puntata in cui realizzerò delle composizioni o degli allestimenti particolari condurvi in un mondo di fiori. Questo mondo di fiori è fatto sia di colori che di profumi. Ma la cosa importante che dovremo fare è riutilizzare dei materiali che noi abbiamo in casa. Li faremo, tra virgolette, un po' rinascere con dei piccoli tocchi originali da farli sembrare un po' una creazione artistica e quindi renderà poi la vostra occasione molto particolare. Andiamo a realizzare la nostra composizione. Salve a tutti, siamo di nuovo qua. Se vi ricordate dalla scorsa volta vi avevo accennato che preparavamo una composizione con un'orchidea. Questa composizione comunque verrà realizzata sempre con materiali naturali e verrà poi collocata in un ambiente dove è l'ideale per loro e quindi sarà il bagno. Avremo bisogno di pochi materiali, io ne utilizzerò un po', però poi dopo sarà a voi creare con la vostra fantasia una composizione che tra virgolette sarà anche un po' marina. Procediamo con la realizzazione. Questa è un'orchidea Phalaenopsis, è diciamo tra le più durature che ci sono nel campo delle orchidee. E, ripeto, questa è una pianta che l'ideale come posto è la cucina e il bagno perché sono comunque ambienti abbastanza umidi. Io ne ho scelta bianca, l'ho scelta bianca proprio perché si affacciavano benissimo con dei materiali che io vado a utilizzare. I materiali per questa composizione sono quindi un'orchidea Phalaenopsis, poi abbiamo delle stelle marine bianche, poi abbiamo delle stecchette che io ho tagliato precedentemente di bambù color verde, poi del filo metallico morbido che, se vi ricordate, io questo qui lo utilizzo moltissimo perché mi piace molto l'accostamento del tecnologico, cioè del materiale comunque un po' industriale con il materiale naturale. Poi abbiamo della foglia di cocco che è stata sbiancata perché di solito lei è color marrone, quindi è stata trattata ed è panna. E poi abbiamo questo ramo che è un ramo particolarissimo, che è un ramo di Mitsumata, che è un arbusto che nasce in Giappone. Anche questo di solito il suo colore è così, è color crema, ma è stato sbiancato anch'esso. Cominciamo a realizzare la nostra composizione. Prendiamo l'orchidea, prendiamo le foglie di cocco. Allora, io sto facendo questa procedura perché vorrei nascondere il vasetto di plastica dell'orchidea, che è brutto. Prendo un pezzo di filo metallico. Così. Prendete la foglia, andate semplicemente ad addossare al suo vasetto, ok? Tenendolo premuto. Così. Ecco, lasciatele lunghe, come per dare la sensazione che questa orchidea nasca attraverso queste foglie di cocco. Prendete il filo metallico e lo girate intorno, così blocchiamo il tutto. Ecco.
Questo filo metallico è molto morbido, quindi non vi preoccupate perché non vi fate male con le mani. Ok, adesso trafiliamo sotto. Il primo passo è fatto. Adesso riempiamo il nostro vaso con i pezzetti di bambù e lo mettiamo alla base per dare, diciamo, un tono di colore alla nostra composizione. Ecco qui. La posizioniamo all'interno. Questo, diciamo, ecco, modo di mettere le orchidee è una procedura non solo facile, che comunque potete crearlo voi, ma ecco, siccome molte volte viene regalata un'orchidea che comunque non ha non viene abbellita e quindi non sappiamo mai come metterla e la posizioniamo dentro a un vaso semplicissimo, questo è per creare una composizione con una pianta. Prendiamo i nostri rami di Mitsumata. E le inseriamo semplicemente all'interno. Ecco, questi rami metteteli poi alla fine come meglio credete, come piacciono a voi. Ecco qua. Voi direte è finita, no? Però un tocco un pochino più particolare io glielo darei, anche perché abbiamo deciso che questo tipo di pianta, di composizione, andrà in un ambiente del bagno e quindi con l'acqua daremo un po' una sensazione di stare in un angolo del mare. Prendiamo le nostre stelle marine, il nostro filo metallico e tagliamo dei pezzi. Ecco qui, prendete la stella, la girate così semplicemente. Ecco qua. E le inseriamo nell'orchidea. Cercate di dare la sensazione come se queste stelle marine fuoriuscissero dalla composizione, come se volessero scappare, invece no, poi in realtà sono lì con lei. Arpate un pochino. Quindi mettiamo due. Questa è la nostra composizione per il bagno.
siamo nella, diciamo, nella parte che tra virgolette preferisco un pochino di più, perché amo raccontare le cose particolari, le cose che si tramandano di generazioni in generazioni. E a volte lo racconto anche ai miei figli e loro rimangono comunque affascinati da queste piccole storie. Io quando ero bambino avevo una casa in campagna e mi ricordo che una mia vecchia zia mi raccontava degli aforismi, delle piccole leggende sulle persone, sulle case, ma soprattutto anche sui fiori. E un giorno mi ricordo, me l'hanno comunque così raccontato, che gli chiesi perché il girasole, che è una cosa comunque alla fine che avrete notato anche voi, il girasole si gira sempre dalla parte del sole, quindi non gli dà mai le spalle, ma cerca sempre di guardarlo. E quindi mi ha raccontato di questa storia, di questo grandissimo giardino dove nacque un fiore. Questo fiore era abbastanza bruttarello e quindi veniva un po' escluso da tutti gli altri fiori. Un giorno questo fiore vide su in alto il sole e un po' se ne innamorò, e quindi ogni parte dove il sole girava lui lo seguiva. Il sole cercò di parlare con lui e di chiedergli perché era un po' escluso da tutti gli altri fiori. Lui disse che si sentiva brutto, non aveva colore. Il sole lo prese e lo abbracciò, e da quell'abbraccio gli diede quel colore giallo vivo. E quindi da quel giorno diventarono comunque molto amici, e il sole gli diede il nome di girasole a questo fiore. Beh, trovo che sia una storia abbastanza carina e delicata. Cosa c'è di più bello che entrare nel vostro bagno e vedere una vostra composizione realizzata con un'orchidea? Beh, c'è, penso, abbastanza soddisfazione in questo. Questa composizione mi piace moltissimo. È fresca, è marina, soprattutto per queste stelle che spuntano fuori attraverso i rami. E l'importante è che dovrebbe stare vicino a una finestra, quindi a una fonte luminosa naturale, proprio perché lei ha bisogno di una luce naturale. Da questo ambiente ci sposteremo in un altro ambiente nella prossima puntata, dove realizzeremo un'altra composizione insieme. Questo è tutto e vi saluto, a presto, da Claudio.